Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare voglio spendere 2 secondi per ringraziare uno di voi, Gaspare, che ha un centro stampa e mi ha mandato questa bellissima maglietta. In realtà avrei dovuto mostrarla prima, ma mi è arrivato più o meno in concomitanza con la nascita del bimbo, allora lì ho perso un pochino il senso del tempo. La maglietta Gaspare mi piace tantissimo, come ti ho anche scritto in privato, scusa se non l'ho mostrata prima, grazie ancora, e questo secondo me è anche un piccolo segno che quello che sto facendo qua sul canale viene apprezzato. Insomma, ricevere un piccolo pensiero da voi fa veramente molto piacere, quindi grazie, grazie, grazie. Quello che andremo a fare oggi è l'unboxing di alcuni accessori fotografici che mi ha mandato il sito cinese GearBest. Qualche settimana fa la signorina Linda di GearBest mi ha mandato una mail dicendomi: ma se noi ti dessimo un buono da 70 euro da spendere nel nostro store, ti andrebbe di farci un po' la recensione, un unboxing? E a quel punto sì, ho accettato molto volentieri. GearBest è uno dei siti cinesi più famosi ed è pieno veramente di articoli di ogni tipo, di ogni genere, dai cellulari ai droni agli accessori fotografici, accessori per la casa, insomma c'è veramente tantissimo roba. Se qualcuno magari si ricorderà anche che avevo fatto una storia Instagram a proposito chiedendovi che cosa avrei potuto comprare di interessante con questi 70 dollari. Qualcuno aveva parlato di un drone, qualcuno di uno stabilizzatore, e sono tutte ottime idee che però con questo budget insomma non si possono realizzare. Insomma, alla fine sono andato a guardare nel catalogo, con 70 dollari i droni che si possono comprare sono più che altro dei giocattolini, insomma niente di interessante dal punto di vista fotografico, neanche per la parte video. Quindi mi sono salvato queste idee, me le sono scritte, tenute da parte per le prossime collaborazioni che secondo me andranno avanti con GearBest. Sono andato quindi a selezionare io alcuni articoli e che adesso vediamo, per stare all'interno di questo budget di 70 dollari. Tutti i link dei prodotti sono qua sotto in descrizione. Adesso non mi ricordo esattamente a memoria il prezzo di ogni singolo articolo mentre ve li andrò a mostrare, ma cercherò di scriverli o più o meno qua o qua, insomma dove c'è un po' di spazio, così avete un'idea del costo esatto. Andiamo ad aprire il pacco. Ok, abbiamo tutto. Allora, il primo articolo che vediamo è questo qua, che sono delle carte per fare il bilanciamento del bianco e prendere l'esposizione. Questo qui costa intorno ai 5 dollari e mezzo, 6 dollari, una cosa di questo tipo. Questo qui è un grigio medio 18%, poi abbiamo il cartoncino bianco e il cartoncino nero. Se vi ricordate dal video su come funziona l'esposimetro della nostra fotocamera ha lo 0 sul grigio medio 18%, quindi andando a prendere l'esposizione su questo bersaglio, tenendolo vicino al nostro soggetto, dovremmo essere ragionevolmente sicuri, insomma, di andare più o meno molto vicini all'esposizione corretta. Magari rispetto a quelli più costosi dell'X-Rite, insomma il color checker, il passport, cose di quel tipo lì, che costano però centinaia di euro, questo non sarà un vero e proprio grigio 18%, però secondo me ci va abbastanza vicino. Inoltre questo tipo di cartoncino può essere molto utile per fare la lettura del bilanciamento del bianco. Basta fare una foto con la fotocamera a questo cartoncino in modo che riempia più o meno l'intero fotogramma nella situazione di luce che ci interessa. Dopodiché nelle varie funzioni di menu, insomma ogni fotocamera è diversa, comunque gli si può dire alla fotocamera: guarda che questo qua è l'immagine di riferimento, prendila per fare il bilanciamento del bianco. Sono tre e ognuno ha un anellino qui, un buco nell'angolo, perché all'interno della confezione c'è questo cordino che adesso non vado a tirare fuori, comunque si possono andare a infilare e appendere al collo mentre si è in giro a fotografare. E comunque una volta messi nello zaino occupano veramente poco spazio. Il secondo oggetto che vediamo è questo qui, che è un pannellino LED. Di questi pannellini ce ne sono veramente tanti di tutti i tipi, ma l'ho scelto per due motivi. Il primo è che è veramente molto leggero, è sottile, se guardate lo spessore. Ne ho già un altro di un'altra marca che avevo comprato su Amazon che funziona veramente benissimo, però è più spesso e pesante. Questo qua invece è veramente leggero. Inoltre, cosa comoda di questo pannellino è che è bicolore, quindi si può andare a controllare la temperatura colore. In dotazione non c'è la batteria, lui utilizza una delle classiche Sony NPF 550 o comunque 950, 970, insomma quelle Sony grosse che insomma lo fanno durare un sacco di tempo. Ne ho qui con me comunque una, dove l'ho infilata direi qua, ok, nella tasca. Ok, andiamo a inserire la batteria. Allora, ci sono due manopoline qua sul lato posteriore, una che controlla una parte dei LED, quelli caldi, che sono questi qua, e l'altra che controlla i LED, quelli freddi, che sono questi altri. E una volta insomma accesi tutti fa veramente tanta luce, anche guardarlo è decisamente fastidioso, e agendo sulle due manopoline si può andare a controllare la temperatura del colore, direi
un buon acquisto. Questo qua era intorno ai 12-13 dollari, una cosa di questo tipo. E all'interno della confezione c'è anche una piccola testa sfera per andarlo a fissare sopra la fotocamera nella slitta del flash. È costruito in metallo, quindi diciamo abbastanza solida, non è molto grande, ma per il peso che deve reggere diciamo che va più che bene. Proseguiamo con l'unboxing del terzo articolo, che è questo coso qua, che è il Puluz 20 cm LED Portable Photo Studio. Magari alcuni di voi avranno già capito che cos'è guardando la figura. Si tratta di un piccolo studio fotografico portatile che si può utilizzare per fare foto still life, e l'ho scelto perché magari nel canale mi capiterà di fare delle recensioni di prodotti, di lenti, di cose di questo tipo. Comunque oggetti non molto grandi, perché è un 20x20 come dimensione, e con questo si possono fare delle foto prodotto molto interessanti. Allora, il montaggio è abbastanza semplice, ci sono dei bottoncini automatici che vanno agganciati. Ok, fatto, montato. Qua sulla parte superiore c'è una fessura da cui inserire eventualmente un altro flash, una luce, un altro cosa di questo tipo. Cosa interessante è che qua sopra c'è una striscia LED che si può andare ad alimentare tramite un cavetto USB, micro USB, che è qua in dotazione nella confezione. Adesso non ho con me un power bank, ma per alimentarlo, ma sono, vediamo, due, quattro, sono una, tipo una ventina di LED, una cosa di questo tipo. Dovrebbero fare abbastanza luce perlomeno per illuminare quest'area. Inoltre, all'interno del sacchetto, che è comodo comunque per portarlo in giro, una volta piegato non occupa tantissimo spazio, ci sono questi vari fondali, che sono fondali continui. Abbiamo il blu, il verde, il giallo, il nero, il verde da usare come green screen, e anche quello bianco. Proviamo a montarne uno, così vi faccio vedere più o meno com'è l'effetto. Qua all'interno, nella parte superiore, ci sono due alette dove andare ad agganciare questi mini fondali. Ecco fatto, una volta posizionato. Ecco qua, direi che è un mini studio portatile molto comodo. Adesso magari farò qualche foto, ve la metterò su Instagram per vedere il risultato finale, una volta insomma acceso con tutti i suoi LED. Dovrebbe essere comunque molto carino. Andiamolo a mettere via. E infine l'ultimo accessorio che vediamo è questo qua, che è uno zainetto fotografico. Questo è l'oggetto più caro dell'intero lotto, più caro si intende intorno ai 35 dollari, quindi circa 30 euro, una cosa di questo tipo. E l'ho scelto per un motivo particolare che adesso vi faccio vedere. Allora, si tratta intanto di uno zaino resistente all'acqua, alle intemperie. Il materiale è molto buono, mi sembra molto robusto, il colore mi piace, le cuciture secondo me da vedere così sono fatte bene. Gli spallacci sembrano insomma non molto imbottiti, ma insomma per uno zaino di queste dimensioni insomma dovrebbero andare anche abbastanza bene. Hanno un doppio aggancio qua sopra per poterlo agganciare all'altezza del petto, e un altro aggancio qua sotto per poterlo agganciare all'altezza della vita. Andiamo ad aprire. Allora, intanto qua sulla parte anteriore c'è una tasca non molto grande, però diciamo ci possono stare dei documenti, una cartina se siete in giro a fare un'escursione, cose di questo tipo. E finché guardiamo la parte esterna, qua sul fianco ci sono da un lato e dall'altro delle piccole taschine con anche la rete, magari per metterci delle batterie, cose di questo tipo. Non sono molto grandi, questa è anche un'ulteriore tasca esterna per la bottiglietta d'acqua da andarcela a infilare, così è identico da una parte e dall'altra. Andiamo ad aprire la cerniera principale, che è protetta da una linguetta di tessuto, quindi se piove, se prende qualche goccia d'acqua, se no non dovrebbe bagnarsi e rovinarsi. E qui abbiamo il compartimento principale, che è abbastanza grande. Non ci sono ancora gli accessori fotografici, dopo vi faccio vedere. Qua diciamo ci possono stare insomma, il panino, cose di questo tipo mentre siete in giro a fare un'escursione. C'è un'ulteriore tasca con la zip qua sopra e due tasche con la rete e l'elastico, sempre da quest'altro lato. Andandolo a chiudere, passiamo alla cosa interessante secondo me di questo zaino, il motivo per cui l'ho scelto, che può essere da un lato positivo e dall'altro negativo, ma adesso vediamo il perché. È il fatto che l'accesso alla parte dove si va a inserire la fotocamera, le lenti eccetera, è sul lato posteriore.
Quindi da un lato è vero, è scomodo perché per tirare fuori la fotocamera dovete fermarvi, tirare via lo zaino, appoggiarlo e poi aprirlo. Dall'altro, magari se siete a fare una gita in una città dove in genere ci sono anche i ladri che vanno ad aprire gli zaini per tirare fuori le cose, ecco, questo va a proteggere la vostra fotocamera, perché essendo l'apertura solo sulla parte posteriore, diciamo che è quasi impossibile, a meno che non arrivino con un cutter a tagliarvi lo zaino, che vi freghino la roba. Andandolo ad aprire, che tra l'altro qua è anche molto ben imbottito, ci sono anche due imbottiture, quindi sulla schiena non dovrebbe dare particolari problemi, si accede al compartimento dove ci sono gli spazi per inserire la fotocamera. Si apre così con un ulteriore pezzettino di velcro. Allora, qui abbiamo intanto, ecco, questo è una comodissima copertura impermeabile, quindi già il materiale secondo me di suo è resistente all'acqua. Se la pioggia diventa ancora più intensa, qui c'è un'ulteriore copertura. Andiamo a vedere, qua abbiamo invece la parte dove si vanno a inserire la fotocamera e i vari accessori. Ora, questo zaino non è molto grande, quindi qui magari se avete una reflex che occupa un pochino di spazio ci starà il corpo macchina e un paio di lenti non molto grandi. Dalle dimensioni non credo che ci stia un teleobiettivo come un 70-200, forse insomma qualcosa di più compatto. Se avete una mirrorless anche qui ci starà il corpo macchina e magari qualche accessorio in più, perché lo spazio occupato da una mirrorless è minore, ci potrebbe stare anche un flash, insomma un paio di lenti, cose di questo tipo. Altra cosa carina è che qua ci sono due comode maniglie e, volendo, la parte di accessori fotografici si può estrarre completamente e quindi tirare via, e questo, aprendo il fondo perché anche qua è fissato con del velcro, praticamente si può trasformare in uno zaino normalissimo, in un unico zaino. Adesso spero che si veda qua all'interno della fotocamera. Qua abbiamo unito i due compartimenti inferiore e superiore, facendolo diventare a tutti gli effetti un comunissimo zainetto. Andiamo a reinfilare questo. Quindi sì, direi che sono, diciamo, soddisfatto di questo zaino. Non ne avevo di questa dimensione, ho solo il mega zaino della Lopro che ho fatto vedere nel che cosa c'è nel mio zaino, che è quello che mi porto in matrimoni con tutta l'attrezzatura. Con uno zainetto di questo tipo, anche per una piccola gita fuori porta, può essere sicuramente molto comodo. E vi anticipo già che prossimamente farò la recensione di un ulteriore zaino che mi ha mandato un altro sito, magari faremo un confronto. Sono un po' malato di zainetti fotografici, di queste cose, mi piacciono veramente tanto, solo che occupano un po' dello spazio in casa e la moglie non è contenta, però vabbè, ce li facciamo andare bene. Va bene, dai ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!